Cortona DOC è eh? ah, Cortona DOC, secondo me è una bella realtà d'eccellenza in un territorio che si sta sviluppando in maniera importante grazie anche a grandi cantine che lo supportano nei processi di internazionalizzazione e mi sembra sia eh, una bella promessa. Allora Cortona Doc è un po' l'altra Toscana che è quella che non ti aspetti da un punto di vista paesaggistico, da un punto di vista anche culturale e da un punto di vista diciamo enogastronomico e soprattutto sul vino perché a fronte dello strapotere del Sangiovese qui si punta su un altro vitigno, sullo Scirà ed è piacevole vedere che anche la Toscana si aggiorna e si evolve Cortona Doc è? Un cielo sereno, è un luogo in cui l'animo ritorna sereno Beh, per me è territorio, è eccellenza ed è tradizione perché qui queste tre cose sono perfettamente miscelate per un grande vino che forse meriterebbe una conoscenza maggiore, meriterebbe successi maggiori, ma abbiamo scoperto in questi giorni che si sta lavorando bene e quindi successi, la notorietà e quant'altro verranno fuori. Un territorio bellissimo e un paesaggio affascinante. Alessandra, per te, Cortona Doc è? Ma io mi sono presentata con i fiori, le ginestre e il rosmarino perché i profumi e i colori di questo paesaggio così ben tutelato mi hanno emozionato in questi giorni. E la Toscana è bella in tanti posti, però così bella e così integra nel paesaggio è difficile, difficile trovarla. E quindi torno con entusiasmo per una qualità della vita che non ha convinto solo me, ha convinto anche tanti imprenditori. A investire qui e l'abbiamo visto in questi giorni, con belle realtà, con un'economia che cresce e l'economia che cresce è un segno di ottimismo che mi dà la carica e mi farà veramente pensare bene, parlare bene e tornare a Cortona ben volentieri.